Partito. Ciao. Gira. Scusa, ma Maria, adesso in realtà, allora, ad un certo punto, la tua storia è una storia bellissima, è una storia umana, una storia di sofferenza, però tu a un certo punto, quel giorno, quel 24 di dicembre, hai avuto... quando hai avuto la... 13/10/2006. Il 13 di ottobre del 2006, quindi sì. Sono 5 anni fa, hai avuto un dono. Sì. Oltre a avere visto la Madonna diverse volte che ti ha parlato, questa Madonna ha accettato la tua richiesta. Dammi la forza di avere anch'io il potere per poter guarire gli ultimi. E la Madonna, per, come prova, non solo ti ha dato il calore del tuo cuore, ha detto che ogni anno avrò un altro dimostrazione. Infatti è successo. E cos'è che succede, la cosa più incredibile che ti è successa? Più incredibile è quando sono andata a trovare i bambini in ospedale in Sarajevo, loro non volevano mangiare perché gli ho portato regalini, cioccolatini, allora uno di quelli mi ha attaccato un cucchiaino e io ho visto che il cucchiaino mi rimaneva addosso e allora praticamente io lasciavo altro, terzo, quarto e mi riusciva tutto attaccato. È come se il tuo corpo fosse una calamita, sì, cioè che sì. Il tuo corpo, come se l'energia del tuo corpo tenesse... Sì. Ecco, quello che stiamo per fare è un esperimento che ha dell'incredibile. Sono pochi casi al mondo. Ci sono, però non con questa pesatezza che ho io. Ma non con questa forza. Sì. Perché quello che stiamo per fare e che Maria ci sta per far vedere è che tutti oggetti pesantissimi, ad esempio come questa mannaia. Questa mannaia che ha 1 chilo e qualcosa. Come questo ferro due da stiro. Due ferri da stiro. Come tutte queste pesanti. Come queste placche di questo vassoio, cioè si appiccicano al tuo corpo. Sì. Ora, noi abbiamo portato un amico della nostra produzione che mentre tu farai questo esperimento controllerà i campi magnetici del tuo corpo. Mi piace. Per cui capirà, quando tu ti attaccherai, vedrà probabilmente e ci racconterà dopo. Certo. Sì, aspetta che lo chiamo, Mirko. Allora, ciao Mirko, eccolo qua. Allora, Mirko controllerà, mentre tu fai questa cosa qua, sì, il tuo corpo e ci racconterà dei cambiamenti, dei cambiamenti. Benissimo. Cioè il tuo, probabilmente, Mirko, correggimi se sbaglio, controllerai la differenza di elettromagnetica, esatto, del corpo di Mirko. Il campo elettromagnetico, okay, su diverse. Ci racconterai dopo, ok? Perfetto. Perché tu analizzi tutto e durante l'esperimento analizzi e dopo io ti chiederò quali sono state le cose che ti hanno sconvolto di più, le cose analitiche. Che ti hanno colpito di più. Le cose che ti hanno colpito di più. Perfetto. Ok, Maria, preparati. Comincio. Sì. Ok, allora con cosa comincio? Cominciamo con il solito sulla faccia difficile che ecco, trattengono iniziamo, le persone. Scusa, posso? Iniziamo esattamente come quel bambino. Ah, cioè, bambino aveva un cucchiaino, però è forchetta la stessa forchetta. Cosa. Ah. Quel bambino ti ha avvicinato la forchetta? Sì. Posso farlo io? No, ci credo. Perché? No, ne ho saltato. Ecco, voglio far vedere che questa forchetta non... Perché il suo cucchiaino era pieno della pappa. Sì. E mi è rimasto addosso. Sì. Poi ho preso un altro cucchiaino, praticamente che era pulito, vicino ho detto e mi sono messa così. Poi ho messo terzo cucchiaino e ho cominciato a rimanere tutti. Benissimo. Ecco. Comincio. Vai. Allora, vedi questa? Sì, pesantissima. Questa è una, si può dire, una... È un tipo come... È una cipria, porta cipria. Poi praticamente questa qua che è una porta sigarette. Sì, un porta sigarette vuoto. Sì. Sì. Poi praticamente ci sono questi piatti, provate sì, questi di peltro, piatti. Pesanti. Pesantissimi, sì. Ecco, adesso io comincio praticamente, però devo concentrarmi perfetto un pochettino. Ecco, okay? No, voglio far vedere una cosa importante, che adesso sulla faccia di Maria non resta appiccicato nulla. Tu Mirko stai controllando sì. Me la puoi tenere anche di più, non rimani appiccicato. Non rimane via, cioè se lo lascio cade, voglio far vedere. Okay. Scusa, ma non voglio farti male. Ecco. Se io lascio... Me lo puoi anche mi avvicinare un po' così, praticamente, sì, perché la magnetismo... Ma cade. Cade. Perfetto. Anche a me mi cade se non ci sto a te. Perfetto. Adesso Maria, cosa succede? Che tu ti concentri. Sì. Tu ti rilassi. Sì. Io ti lascio rilassare e mi dirai durante... E io comincio. Perfetto. Ok. Mi hai scaricato un po' tu, aspetta un po'.
Allora, cominciamo con le cose più piccole. Facciamo vedere lo specchio dove c'è vicino. Due forchette che stanno appiccicate come se fossero state incollate sulla fronte di Maria. Questo ti succede in tutto il corpo. Poco alla volta. Adesso facciamo così. Questa? No. Sì, questa porta cipria molto pesante. Fa vedere al signore che lo... No, la stessa, faccio io per tutti. Ok. Ok? Facendo così richiami l'energia, giusto? Come se il corpo di Maria fosse una calamita che in pratica attrae e tiene tutte le... Sì, poter rimanere anche a lungo, anche forse mezz'oretta, un'oretta, non l'ho misurato ora, spero Guinness dei premiati in Sarajevo che forse fanno aprire, ecco, questa gara. Perfetto, sì. E man mano che il tempo passa... Allora, facciamo praticamente un piatto di grosso come questa, sì, qua, che è molto, molto pesante. Pesantissimo, ok. Posso dire che non appiccica e non appoggia sul naso, e praticamente è appoggiata praticamente alla fronte di me. Ma se tu fai così cade. È praticamente verticale al terreno. E più? So. Questo è più piccolo, perciò non c'entra niente, giusto? Sono sì. Uguali. Allora facciamo con una cosa come questa. Ecco, questa è, devo dire che adesso al peso è una lastra di ferro. Una lastra che dovrebbe essere sui mezzo chilo, anche di più. Molto pesante, molto sì. Molto pesante. Devo sì. dire molto pesante. Sì. Mi piace sorprendere, ma mi piacerebbe anche se ci sono bimbi, ma spero che guardano bimbi in ospedale così si divertano un po'. Perché tu queste cose le vai a fare ai bambini in ospedale e lo si... Per sollevare il loro dolore. Sì. Perché devo prendere il giusto... Ok. Ecco, mentre questa sta, ma tu riesci anche a appiccicarti sul tuo corpo? Tutto. Ovunque. Ovunque. Tante volte mia marito ha detto che ha paura a fare amore con me, anche se sono ormai anziana, perché dici tanto ho paura di fare amore con un robot. E basta che tolga, deve semplicemente togliere la collanina. Ecco, ci fai vedere più oggetti appiccicati alla... Ok, adesso facciamo vedere questo, che è molto più pesante. Questo è pesantissimo, questo rasenta il chilo, ecco. Posso dire. Anche forse di più. E anche questo oggetto molto pesante rimane appiccicato, calamitato al corpo e alla fronte di Maria. Di solito alla fronte è difficile per noi terapeuti con questa pesatezza. Un cucchiaio, un forchetta, è molto facile che rimane attaccato, però una pesantezza del genere pochi pranoterapeuti o quelli che hanno quel dono che ho io riescono a tenerlo sulla fronte. Ecco, mentre mi fai questo, io so, ecco, che riesci anche a farlo con un ferro da stiro? Sì, che adesso guarda una cosa, sì, praticamente insomma non è...
Micio micio bau bau, come dici, Iacchetti, che mi è simpatico. Allora, praticamente, vedi, bisogna solo trovare i punti dove sono l'energia vera. Allora, permettete, non voglio essere volgare, però quanto ci vuole. Così. Adesso cominciamo. Non c'è lo specchio, di solito ho un assistente che mi aiuta a vedere di non mettere una sopra l'altra. Ok. Perché non vedo niente, se vedo riesco un po' più, diciamo, a essere... Ecco, fino addirittura... Anche l'orologio, se qualcuno chissà, non si sa mai che mi chiamano a fare praticamente, ecco, a reclamare qualche tipo di gioiello. Ok. Ecco, anche l'orologio che è di metallo resta appiccicato alla fronte di Maria. Sì. Poi succede... Voglio far vedere che non c'è, non ci sono... Non ci sono ecco, almeno ci sta. Un po' qualche secondo. Visto. Facciamo una bella coppia. Allora, praticamente questo è ferro di stiro, giusto? Sì. Allora, molte persone dicono forse perché hai le poppe. Sì. Però io devo dire, adesso mi spiace dirlo, però non appoggia sulle e l'ho tolto anche sul seno, ecco, non appoggia. Ma possiamo appiccicare qui qualcos'altro? Mentre sì. Due, sì. Ah, addirittura due. Addirittura facciamo due. Cos'è, contendiamo cavalli? Mentre se è possibile mettere anche sulla fronte questo qua? Beh, no. Per questo ho bisogno dei assistenti. Sì, ti tengo qua. Allora,